intanto l'analisi della partita. L'analisi, io ai ragazzi dopo in due giorni di lavoro gli ho chiesto di intanto l'atteggiamento. Quando si gioca in casa bisogna trascinare il nostro pubblico con prestazioni di questo genere qui, perché mi è piaciuta molto la prestazione dei ragazzi, l'atteggiamento è giusto, abbiamo creato molte occasioni come l'ha creato il Pescara, però penso che dopo il gol preso siamo cresciuti, il primo tempo siamo cresciuti, poi il calcio ha fatto anche di episodi, abbiamo sbagliato veramente 3-4 gol che poi potevano magari portare a un secondo tempo diverso. Nel secondo tempo è stata una fase di studio, quando abbiamo fatto gol, che è fatto un bellissimo gol, una bella azione, quello che succede, e dopo stavamo ancora esultando, e queste sono le piccole cose, le piccole scorie che ti porti da, perché per troppa esultanza non ci siamo messi a posto. È stato bravo il Pescara, furbo il Pescara, andare ancora in vantaggio, e ho provato a cambiare la partita cercando di mettere giocatori freschi, nuovi tre quarti, giocatori veloci, abbiamo rialzato il ritmo, ci siamo arrivati, perché due volte potevamo far gol anche noi ancora per il pareggio 2-2, però alla fine mi dispiace per la squadra perché ha fatto un'ottima prestazione, soprattutto per loro, mi dispiace per l'abbiamo perso, però c'è la squadra, ho trovato la squadra che volevo, l'ho trovata e quindi sono molto fiducioso, bisogna solo lavorare. Lei ha detto che potevate fare in più occasioni il 2-2 ed è vero, perché soprattutto con Duffizzi che ha calciato alto da due passi era l'occasione giusta, però è chiaro che c'era un prezzo da pagare per un atteggiamento con così tanta qualità, il Pescara in ripartenza poteva fare a sua volta più volte il 3-1. Ecco, diciamo che una settimana di lavoro mi servirà per mettere a posto anche questo, cioè, in due giorni ho preferito lavorare più sulla fase offensiva e dare una mentalità un po' più offensiva, che, perché non si, il tempo non c'è, voglio dire, in questo caso. Questa da qua lavoreremo su questi sui particolari, soprattutto su quelli che sono dai cross, dalle uscite e quant'altro. E quindi se c'è questo atteggiamento si può lavorare, ok? Questo quello che mi è piaciuto della squadra, che davanti al nostro pubblico hanno fatto una prestazione superlativa sotto l'aspetto della voglia, della determinazione. A livello tecnico sappiamo bene che possiamo fare meglio in alcune cose e soprattutto magari come squadra dobbiamo difendere un po' in certi. Quando si perde palla bisogna essere più bravi a fare di quei falli tattici che oggi non abbiamo fatto. Le do l'auricolare, mentre si microfona le faccio la mia ultima considerazione. Di Carlo parlava di scorie poco fa, probabilmente il pronti via con quella palla che è andata sul piede di Vergani è un po' quello che... No, ma piede di Vergani, poi due o tre rinvii addosso a un altro, quello fanno parte chiaramente della pesantezza, no? Di una squadra che è l'Ascoli, che è una squadra di qualità, che si vuole togliere da questa situazione qua, da questa situazione. C'è tempo, quindi bisogna, io e te ragazzi, bisogna stare tranquilli, lavorare, e quando si subisce il gol probabilmente si va un po' in difficoltà, però mi è piaciuto, ripeto, parte 5-6 minuti, mi è piaciuto che pian pianino siamo cresciuti, siamo ritornati a aver fiducia nelle qualità della squadra, e devo essere sincero, mi è piaciuto per il pubblico e per i ragazzi, perché meritavamo di pareggiare questa partita qua e portare a casa almeno un punto. Una domanda da studio e salutiamo il tecnico Di Carlo, vi ascolta l'allenatore dell'Ascoli. Fabio Ferraresi. No, per mister, chiaramente faccio i complimenti per tutta la sua carriera. A proposito di carriera e dall'alto della sua esperienza, chiedo, secondo te mister, avendo visto il Pescara questa sera, è una squadra che può arrivare in fondo? Perché noi lo pensiamo da un po' di settimane, sinceramente. Ma il Pescara è una delle candidate, ha un allenatore esperto, ha una difesa esperta, ha giocatori davanti veramente che hanno, cioè, una qualità dell'uno contro uno, centrocampisti, Balzania in Serie C, insomma, può fare la differenza, però il Pescara, come tante altre squadre che vogliono vincere questo campionato qua, devono concedere un pochino meno. Parlo del Pescara, ma come parlo di tutte le altre squadre. Però è una squadra che se la gioca, cerca di fare calcio, perché Silvio Baldini è un allenatore che fa calcio, e di fronte ha trovato una squadra tosta, giusta, e che ha fatto calcio anche per tratti della partita. Quindi secondo me anche noi possiamo dire la nostra, perché davanti abbiamo fatto veramente delle ottime giocate, bisogna solo dare un po' di forza in più al centrocampo, alla difesa per l'Ascoli, e crescere come squadra, come gioco, ma soprattutto anche a livello difensivo, di essere un po' più attenti, ma questa è una cosa che sarà il tempo. Quindi il Pescara è una delle 3-4 squadre che deve lottare per la Serie B.